Bene, eccoci, allora è arrivato Fabrizio Biasin. Eccomi. Ciao Fabrizio, ti hanno Scusate. citato tante Ginocchio un po' volte gonfio ancora. I tuoi colleghi. Uccello inglese? Ma anche su Maggiore. Un uccello americano. No, se, anche collega, tu però, eh. Se dici inglese collega, io ti giuro io che... cercavo il rivale, voi invece cercavate... io cercavo il rivale, voi invece cercavate... Che regolamento di conti dovete fare? Ma dopo... Che poi parlate, quando non c'è Biasin, arriva a Biasin e state zitti. Sempre così, eh. No, sempre così. Ma la ragione è oggi ho fatto un intervento in radio, no? A un certo punto dico, scusate, devo andare. Benissimo, sì, ciao Fabrizio. Loro pensano di avere appeso, in realtà io resto lì ad ascoltare. Dico, sì, ma Biasin ha detto delle cose che non hanno senso. Allora io dico, guardate che sono ancora qui. Comunque, va bene, dopo ne parliamo di casi, fatemi sentire con Serena un po' di sms gli amici da casa. Sì, stanno arrivando tantissimi messaggi, vi ricordo il numero per interagire con noi, potete scriverci un WhatsApp al 333 66 816. Ci scrive Roberto da Pescara, volevo chiedere ai tuoi ospiti se con il rientro di Douglas, che dire Quadrado, la Juve può arrivare in finale. E poi la Juventus ha vinto perché Allegri ha fatto giocare la squadra come ha chiesto Ronaldo e non come fa solito lui. Poi un gesto che rende un supereroe più umano, piena comprensione, si scrive Andrea da Sesto San Giovanni. No, questo di Andrea è un messaggio sbagliato. Questo di Andrea è un messaggio sbagliato, ma è un messaggio sbagliato che è quello di Elsa. Sì? Perché non esiste un giocatore che tira fuori quella prestazione lì dalla squadra. Quella prestazione lì la tira fuori solo una squadra. No, nessuno ha la bacchetta magica. Ma questo di Elsa è il messaggio di chi deve per forza dire qualcosa per non dare ragione ad Allegri. Vedi che resiste il ceppo della... Assolutamente. Voglio sentire proprio da Fabrizio, che è appena arrivato, questa vicenda Ronaldo. Tu ti aspetti una sorta di... così, condono, chiamiamolo così. È molto complicata. Perdono, la cosa, magari. Nel senso, io non ho capito di cosa vuol fare l'UEFA, se ha in mente di fare qualcosa. Io quando ero l'altra sera ero qua, sinceramente, quando ho visto e mi hanno detto sta facendo questa cosa rispetto ai suoi tifosi per fare il verso a Simeone, ho detto finisce lì. Poi prima dopo... che lo fa non ai suoi tifosi ma anche a quelli atletici. Una volta che invece... E poi il verso, diciamo prima, non è un po' diverso. Il gesto è un po' diverso. E quindi uno la cosa cambia. Attivo, quindi la cosa cambia. Detto ciò, mi sembra anche un po' esagerato doversi augurare la squalifica di qualcuno. Cioè... No, è una previsione. Cioè, a stretti termini di regolamento, quando il regolamento dice una giornata per gesti provocatori nei confronti dell'avversario e dei tifosi avversari. Sì, sì, ripeto, se è più provocatorio di questo, però, non scusate, so se è come ce l'hanno detto, io sicuramente. Se bisogna credere a Simeone che spiega la sua motivazione, basta. Allora, se Ronaldo dicesse io l'ho fatto a signore del palazzo dopo, non capisco questa cosa. Ma deve avere una spiegazione logica. Cioè, che Simeone fosse rivolto verso i suoi è fisicamente provabile. Sì, ma poi scusate, non è provato, ci sono le immagini. Sono anche due gesti diversi. Facciamo finta che siano due gesti uguali, ma sono due gesti diversi. Ragazzi, da una parte c'è una cosa brutta, ma dall'altra ci sono. Dato c'è Luca. Se diamo per sostanzialmente. No, ragazzi, se potete dire quello che vuoi, per mostrare le palle, si fa così. Beh, ma non è vero, ci sono anche modi un po'... È stato squalificato Mourinho perché ha fatto così, figura che... Perché era un gesto provocatore, infatti. Per dire, potrebbero squalificarlo. A logica, sinceramente, vedremo poi. Al momento non risultano aperti fascicoli, però dicevamo anche oggi durante la riunione di redazione, questo significa poco, perché il fascicolo su Simeone dell'andata venne aperto 5-6 giorni dopo, prima del ritorno. Quindi non è che se per ora non c'è niente, allora vuol dire che finirà tutto in nulla. Sì, ecco. Diciamo che la UEFA è attenta proprio a queste cose, al respect, al fair play, a questi concetti. Sì. Poi c'è un progresso, c'è un progresso, quell'espulsione in Valencia Juventus che Cristiano Ronaldo e la sua famiglia avevano trasformato in una sorta di grido di battaglia contro il sistema, contro il potere, contro queste cose. Incredibile. Poi adesso io non so che commistioni ci possano essere, però insomma
diciamo che è una Champions un po' agitata, quella di Cristiano Ronaldo, un po' di alti e bassi, e il contenzioso con i tifosi dell'Atletico che mi raccontava Mischi, che era presente a Madrid, il Valencia-Juve, questo gesto, insomma è una Champions nella quale lui ha fatto una grande impresa, perché è stato lui certamente un grande protagonista insieme a Bernardeschi e ad Allegri della vittoria contro l'Atletico, però mi sembra che faccia fatica a trovare pace, che faccia fatica a trovare continuità, stabilità. Fatica a trovare pace contro le squadre spagnole, sono questo gesto con Valencia, intanto ti conosco tra virgolette, voglio dire, la questione del fisco, la questione del c'è una stagione particolare la sua, cioè un'annata particolare tra lui ha la pressione, dove dimostrare che era si sta lui giocando tutto in una stagione, era lui che faceva vincere Real Madrid, non statisticamente parlando, ragazzi, sono delle cose che certo, poi c'è tutta la questione abbastanza importante, Mallorca, che ha vissuto e deve vivere, c'è la questione del fisco, la questione Las Vegas, cioè insomma. Sì, ma vedi, in Spagna lo conoscono meglio. Fabrizio, qua a Madrid, erano proprio volte a queste situazioni. Ma infatti, perché è stato l'avversario di sempre fino all'altro ieri. Sì. Se dovesse andare in Inghilterra, probabilmente non insultano per quelle cose. Cioè, magari non ti viene anche fuori le cose del fisco in Inghilterra, hai capito? No, il fisco no, ma temo che l'altra ovunque vada lo perseguiterà, ecco, come questione. Finché almeno non si fa chiarezza, ecco, in maniera assoluta. Per quanto riguarda invece il sorteggio, Fabrizio, molti dicevano, lo stesso Mischi ha già prenotato per Madrid, è un sorteggio che porta la Juve, insomma, la mette sulla buona strada verso la finale. Allora, dopo la partita di martedì, io credo che la Juve non debba temere assolutamente niente, no? E però non sono neanche dell'idea che l'Ajax sia così più facile rispetto ad altri. C'è una squadra che sicuramente poteva essere sulla carta più semplice rispetto a tutte, che è il Porto. Sulle altre, francamente, una volta che arrivi ai quarti, sono tutte partite difficili. Beh, però sarà meglio prendere l'Ajax del Liverpool per fare un nome. Ma dipende. O del City, dipende. Secondo me non è in questo momento. Se l'Ajax gioca come ha giocato l'altra sera, l'Ajax è più forte del Liverpool. Cioè, gioca come ha giocato l'altra. Però deve avere anche una che gioca come Real. Devi avere dall'altra parte però un avversario che ti fa che gioca come Real. Sì, ecco. Ma per amor del cielo. Però, ripeto, in questo momento specifico, Porto a parte, secondo me, è la squadra più debole rispetto alle altre. Tutto il resto mi sembra abbastanza sulla stessa. Scusa, a proposito di Rimonte, sì. Quando il PSG, il Barcellona, vinse 6-1, che ribaltò quella famosa partita, poi che cosa successe? Il turno successivo perse con la Juve. Quindi non è che se fai la rimonta è automatico che va in finale. Specifichiamo, perché ho sentito prima un messaggio, di quelli che rientrano tutti, ma Cuadrado è fuori dalla lista Champions, quindi non potrà mai più giocare. No, certo, quello sicuramente ma c'è no. Il Bernardeschi e Douglas. Se vogliamo la Juventus in questo cammino, si è trovata un Ken, uno Spinazzone in più, che forse non pensava di avere a questo livello. Detto questo, chiudiamo il tema Juve. E ci tocca parlare di Inter, caro Fabrizio, caro Donato, perché è un tema. Parlerà inglese, lui che non vedeva l'ora di star male, che tutto andasse male, così poteva far valere questa è stata una grande vittoria. Le sue teorie parlerà lui. Questa è stata una grande vittoria. E di Luca Uccello, che è contento che le cose vadano male. Ma no, che va male. Scusate, io la vedo. Abbiamo individuato il problema. Io la vedo all'esterno. Quando voi tifosi gioite di una situazione di questo tipo, non va bene. No, ma non è che gioiamo di una situazione. Non va bene. Avevamo individuato il problema. Ho capito. Io non gioisco perché, ieri sera la prestazione dell'Inter è stata una prestazione che se uscivate con 6 gol non c'era niente da dire. Ma ieri, con tutto il rispetto, non avete fatto un'occasione. La tristezza è che gioca uno che è contento per questa situazione. Esatto, la cosa brutta è che un tifoso sia contento di una cosa del genere. La sconfitta dell'Inter ieri, la brutta prestazione dell'Inter ieri, ma non gioca nessuno. Che mancasse un giocatore, adesso mi sembra un po' riduttivo anche questo. Io ti dico questo, se il discorso porta che la sconfitta di ieri sera, la brutta sfida di ieri sera, è colpa di un giocatore della Massa. Tutti l'hanno detto. Luca, io chi l'ha detto questo? Dico solo che un tifoso dell'Inter. Stai parlando per i fatti miei. Non sono per i fatti miei. Scusa, io dico solo un tifoso dell'Inter. Io, se fossi un tifoso dell'Inter e gioisco di una cosa del genere, mi vergognerei. Solo questo. Ma perché ci dobbiamo vergognare? Hai ragione, c'è gente che ci Ma perché ci dobbiamo vergognare? Dove sta scritto? Ma è sbagliato, ragazzi. Il problema era proprio lui. Ma tu devi volere il bene dell'Inter, non il bene del. Il problema è il bene dell'Inter. Solo quando se ne andrà quel giocatore, se c'è il bene dell'Inter, capisci? Ha detto dei cani, poi lo vedremo, lo capiremo. Io entro in stand by. Perché non hanno comprato un altro attaccante? Spiegatemi perché non hanno comprato un altro attaccante. Andiamo per ordine, Donato. Ieri sera
Ma ieri sera è stata una partita inguardabile. Ecco, ma che motivazione diamo a una partita così? Ieri sera è stata una partita inguardabile. Uno perché non c'erano i giocatori. Lautaro non c'era. Brozovic non ha giocato. Nainggolan non c'era. Ditemi voi, con quel centrocampo, con D'Ambrosio, con Candreva, che è a fine carriera quasi, e con Politano, che è un altro fenomeno che tutti gli interisti vorrebbero riscattare. Altri giocatori, Politano, un altro fenomeno. Che... Scusa. Politano, ha tirato il carro fino adesso. Ma lascia Politano. Stare, può giocare nel Sassuolo. Vai tutto. No, ragazzi. No. Fabrizio, non è un giocatore da Inter. La partita di ieri, come te la spieghi? E non è colpa di Spalletti. Ci sono una serie di concause. C'è il giocatore che litiga con la società, c'è la lista UEFA ridotta, ci sono gli infortunati, c'è un'atmosfera allo stadio dove sembrava di essere in Germania. Abbiamo giocato fuori casa due volte. Era mezzo stadio. Tutta una serie di cose che hanno portato questa squadra a presentarsi sul campo sicuramente svantaggiata. Dopodiché, tra l'uscire da una competizione perché si è combattuto e comunque le cose sono andate male per tutta questa serie di motivi e uscire come si è usciti, c'è un abisso. E ieri l'Inter è uscita in una maniera assolutamente inaccettabile. Per l'atteggiamento in campo di tanti giocatori che sembrano impauriti. Cioè, quando si alza l'asticella di tanto così, c'è il terrore. Io capisco che c'erano dei ragazzi di 17 anni, ci mancherebbe altro, ma quelli sono entrati dopo. Sì, l'Inter non è entrata in campo, perché al quinto minuto, noi che eravamo in tribuna stampa, al quinto minuto abbiamo detto, questo qui è un massacro. Cioè. Anzi, è finita 0-1, ma... Grazie al portiere. Grazie al portiere che ha salvato 3-4 palle. Questa cosa secondo me non ha senso, così come non hanno senso alcune dichiarazioni post partita dell'allenatore che dice abbiamo progettato di arrivare al 60esimo 0-0. Sì, infatti adesso sentiremo anche le parole di Spalletti. A proposito di Spalletti, Mauro, secondo te ha delle colpe ieri? Spalletti ha delle colpe. Ieri cosa puoi dirgli? Aveva 11 giocatori contati. Neanche 8 forse. Ha fatto due cambi, ha messo i giovani, ha messo due ragazzi, Merola ed Esposito. Chiaro che contro una squadra organizzata, che aveva fuori l'Eintracht il suo difensore centrale che all'andata era stato il migliore in campo, sì. E che è per squalifica. Quindi ieri onestamente, se lui ti dice guarda io contato com'ero, dovevo tirarla in lungo e a un certo punto provare a piazzare la botta, ci sta. Però se io vedo fare l'errore del gol dell'Eintracht a De Vrij che cos'è? È un regolarista, è un giocatore computerizzato, giocatore freddo, lucido, che non ha grandi picchi, non ha grandi svolazzi, ma ha un rendimento costante nel tempo. Fare quell'errore. Sai, però, se fa questo errore Asamoah, che è più tumultuoso, D'Ambrosio che ogni tanto ci casca, ma se lo fa De Vrij, vuol dire che c'è una situazione generale in cui... A parte che io all'Inter in cerottata non credo, se parleremo poi del derby, ne recuperano 7, per cui il derby è un derby vero a tutti gli effetti. Perisic è quello di ieri, non è solo... Giochiamo con Fabrizio, palla al centro, 0-0. Certo, ma ci mancherebbe, però, una partita nuova. Però se mi fa l'errore De Vrij, vuol dire che c'è un clima complessivo che disorienta la squadra. L'allenatore, io non entro nel merito della tattica dell'allenatore, delle scelte dell'allenatore. L'allenatore in questo momento non sta tenendo lucida e serena la squadra. Questo vedo. Se l'errore decisivo lo fa De Vrij, io tiro le somme. Quindi cioè, non la sta magari neanche tenendo lontana dal caso Icardi, che ovviamente quello che tutto, ma il caso Icardi non è il caso Icardi. Perché Marotta è arrabbiato? Perché è arrivato all'Inter con la frattura che non usciva all'esterno, ma già evidente. E allora Marotta dice, ma perché Spalletti in panchina e Ausilio a fianco di Spalletti hanno lasciato che la vicenda incancrenisse così, in una stagione così importante, così decisiva, così cruciale? In una stagione che stava andando anche in un certo modo. Fino a fine anno, ragazzi. Sì. Fino alla l'Inter, scusate, se non sbaglio. Fine dicembre, Mauro. A dicembre batte il Napoli 1-0, batte l'Empoli 1-0 e tutti ci chiedevamo, ma adesso che si cura del terzo posto, l'Inter che cosa fa nel corso della stagione? Questi erano i discorsi. Devo andare a pubblicità, 2 minuti e ripartiamo da qui.